Un'altra amica che insomma, ha ricevuto una proposta di matrimonio, no, è una grande giornalista, conduttrice di TG2 Post, Filo Rosso, tantissimi programmi, Manuela Moreno. Grazie Manuela, buonanotte. Grazie a te. Quello è l'anello di fidanzamento? È questo. Ah, finalmente. Adesso questo. Mi devi dire tutto. Brilla assolutamente abbastanza. Tutto. Però prima una curiosità. Dimmi tutto. Quando hai deciso di fare la giornalista? Subito, quando ho finito la scuola, subito, prima, quando mi sono iscritta all'università, avevo due strade da fare, un bivio, come dici tu, o fare la sportiva, perché era la cosa che mi piaceva di più in assoluto, oppure la mia curiosità mi portava a fare la giornalista. La giornalista. La sportiva non sono riuscita a farla. Da dove? Perché non mi ha retto il fisico. dal fallimento sullo sport, perché mi volevo iscrivere all'ISEF, non sono riuscita a entrare e quindi mi sono iscritta a una scuola. Il primo step, qual è stato? Iscrivermi a una scuola di giornalismo. Sempre studiare prima. E poi sono iscritta alla scuola di giornalismo, loro mi hanno mandato a fare uno stage in una televisione privata romana, ho cominciato a girarle praticamente tutte e poi nel 92 ho fatto il primo contratto a termine in Rai. E quindi sono 30, dopo tanti contratti, 31 anni, dopo 10 anni sono entrata. Sei stata assunta. Sì. Adesso sei una donna, ecco, dal punto di vista lavorativo ti definiresti soddisfatta o c'è un altro traguardo? La mia sfida è quella di tutti i giorni. Ogni giorno devo portare a casa il mio prodotto, no? Quindi è una sfida che si rinnova sempre, quindi non c'è mai un sentirsi appagati. Perché la mia sfida è quotidiana. Sto bene così, con le mie sfide quotidiane, piccole e grandi che siano, non dico mai di no. Hai visto quest'estate? Certo. Ho fatto Filo Rosso, la prima serata. Poi sei tornata a fare i miei 20 posta. Minuti, non vi mettete troppo non comodi. Non vi mettete troppo comodi che sto arrivando. Allora, dice qualcuno che Manuela Moreno innamora la telecamera. Sì? Beh, sì, perché anche Giacomo ti ha visto in TV sì, la prima volta. È vero. Stiamo è vero. Parlando del suo promesso sposo, che è un grande imprenditore musicale italiano. Sì. Mi ha visto in televisione, ha cercato. Conosceva Giacomo una mia Maiolini. Collega. Possiamo sì. dare nome e cognome? Andiamo, tanto, non abbiamo nessun segreto. E conosceva una mia collega, ha chiesto di presentarmi perché mi ha visto in televisione e io ho detto non voglio conoscere nessuno. Ma perché ti capita spesso, vero? Soprattutto che ti arrivino mi scrivono delle fiori, cose. Fiori, che gente sì, ti voglia conoscere. Ti è capitato sì. spesso? Sì, sì. E quindi hai detto subito no? No, assolutamente no, no non Poi... voglio conoscere nessuno. Poi lei ha fatto un mezzo tranello dopo un paio d'anni. Mi ha invitato a una cena con tanta gente e poi mi ha detto ti ricordi chi è lui? Ti parlavo di lui? Ho detto ah no, non lo sapevo. Ho detto guarda come mi ha fregato questa. E abbiamo iniziato a frequentarci. Quando l'hai visto la prima volta è scattato subito l'amore o no? No, 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 non subito. Anzi, io mi aspettavo uno tutto in giacca, cravatta, un imprenditore. Mi aspettavo uno tipo un po' col collettone, il cravattone. Invece era uno tutto tatuato, pieno d'anelli. Ho detto ma... Vabbè, insomma, l'immagine non era esattamente quella. Poi dopo abbiamo cominciato a frequentarci. Per tanto tempo l'ho fatto venire a Roma tutti i weekend. Ma così da amico? Da amico, certo. Perché che facevate in quei weekend? Ci divertivamo come pazzi. Come? Andavamo, allora, iniziavamo con la cena. Lui arrivava col treno, io finivo post e ci incontravamo a cena. E poi io lo portavo in tutti i posti malfamati di Roma. Tutti i posti, diciamo, localini, cose un po' off. E gli facevo conoscere un po' la città. Lui veniva dalla provincia, da Brescia, una grande città, comunque non come Roma. E quindi lo portavo un po' in giro e gli davo delle regole di ingaggio, di non parlare con quelli, non parlare con quegli altri. Lui eseguiva lui faceva tutto. Zero. No, faceva tutto il zero, contrario. Tutto il contrario. Poi quando è scattato? Quando vi siete dati il primo bacio? Ad Halloween. Perché eravamo talmente, era tanto tempo che ci frequentavamo e a quel punto presi un po' dall'ebbrezza di Halloween, naturale. Della festa, è partita, ma è partita così, non è partita come un fidanzamento immediato, poi lui sta lontano, io sto e qui. Come si è sviluppata fino ad arrivare alla promessa, adesso ci arriviamo quest'estate, una festa meravigliosa in Puglia? È andata avanti. Con tanto di lui che si è inginocchiato. Sì, che essendo alto 1,70 m. C'è un video su internet, lo dico per chi lo volesse andare a vedere, quindi non sto rivelando nessun segreto. Come sei arrivata dall'amicizia? Lui è stato molto bravo. A questo passo. Lui è stato molto bravo perché è rimasto molto al posto suo. È stato presente ma non invadente. E quindi con i tempi che sia io che lui abbiamo poco tempo a disposizione, no? Perché facciamo due lavori abbastanza impegnativi. E quindi lui è entrato piano piano nella mia vita e mi ha proposto sempre delle cose molto interessanti perché erano fuori dalla quotidianità. Per esempio? Per esempio, The Weeknd, fuori, e allora avevamo modo di conoscerci un po' fuori dall'ambiente, non con lo stress lavorativo, le vacanze,
E quindi ci siamo conosciuti meglio, evitando lo stress della quotidianità. Senza però promettervi niente. Zero, non ci siamo promessi niente. Adesso sì. Adesso la promessa c'è. Ho messo in ginocchio. Tu non ti sei mai sposata? No, non mi sono mai sposata. Non mi sono sposata, non c'ho. Non l'hai voluto, non figli, oppure non... Non mi sono, cioè, ci sono andata vicino, poi... Quando ci sei andata vicino? A che età? Prima di conoscere Giacomo, quindi una decina di anni fa. No, io posso poi non dire sono l'età di tutti, perché tanto è tutto pubblico, eccetera. Non c'è niente di segreto. E... 67, no? Tu? 66. 66. E quindi... Non 66 anni, eh? No, cioè, perché... ancora no. sì... Che ti stavo dicendo? Mi stavi dicendo che prima di Giacomo sei andata... Sì, a 3 giorni dal matrimonio poi siamo arrivati. Poi ti devo dire una cosa io invece. Tre giorni dal matrimonio, poi non si è presentato né lui né io, quindi va benissimo così. Ma matrimonio organizzato? Sì, tutto fatto. Questa è... Io non la sapevo questa storia. Perché non la ci sono nessuno. Delle cose che ti hanno tenuto nascoste. Cioè, e come... Dove vi dovevate sposare? Fuori adesso Roma, devi dire a Ceri. Tutto, ma sai, adesso il problema è questo, che esistono solo i miei fidanzati attuali, non posso parlare del passato. La vita è adesso, dice Claudio Baglioni. Sì, la vita è adesso, vate. Tutto quello che c'è stato prima. Certo. Esiste solo quello che c'è adesso, domani magari un'altra però l'idea di te, che organizza il matrimonio, le bomboniere, le partecipazioni, eccetera, e poi lui non si presenta e tu non ti presenti, è un'idea abbastanza... È un'altra storia, Marica. Sì, è un'altra storia da raccontare. Non lo direi mai, ecco. Sì, c'è e stato tu, anche questo. Tu perché non ti sei presentata? Cioè, perché tu hai deciso no a 3 giorni dalle nozze? È una storia lunga che meriterebbe meno, un approfondimento. Che ora abbiamo incuriosito i nostri telespettatori. 3 giorni prima lui è sparito, io pure. Cioè, lui è sparito prima. Io ho capito che c'era qualcosa che non andava, ho indagato un po'. Ho indagato un po' e ho capito che non era cosa e quindi... Praticamente due giorni prima abbiamo, io non l'ho mai più visto, abbiamo disdetto tutto, io e una mia amica, le amiche sono fondamentali, certo. Come dicevate prima. Per te molto importanti. Le amiche sì. Sai che ti volevo dire? La 14enne che in te quest'estate conduceva Filo Rosso tutte le sere, poi dopo lei che ha fatto? Martedì, scusami. È partita, dicevo tutte le sere nel senso perché si sono abituata a vedersi a TG2 Post. Sì, tutte le settimane, ma è uguale, settimane. Lavoravo tutti i giorni uguale. No, ma perché siccome ho pensato a te durante l'estate che stavi lì al chiodo e poi invece un'amica comune mi telefona, dice, ma sai cioè, che Emanuele è partita. A Bali sono andata, sì. Per 4 giorni. Cioè credo 3 notti. Quindi la 14enne che è in te fa queste robe. Lei prima di lavorare ho preso un bagaglietto, sono salita, ho fatto... 7 ore di volo a Dubai, 5 ore di sosta, 11 ore per Bali, 3 giorni e tornare indietro, altri 2 giorni di viaggio, sì. Cioè, a te proprio ti piace la lontananza? Sì, un po' sì. Che è come il vento, accende i fuochi grandi e spegne quelli piccoli. Sì, un po' sì. Perché non avrei il tempo di dedicarmi tutti i giorni, ma tu mi ci vedi che finisco alle 10 no, io guardo, posta io penso, e poi vado a casa, cucino, Manuela, a parecchio. Io sono fermamente convinta che le donne possano tutto e quindi quello che hanno è esattamente la misura di quello che vogliono. L'ho fatto, ne sono assolutamente però mi certa. Sono anche un po' stufata adesso? Beh sì, ho rimesso un po' tutte le cose in ordine con la crescita, diciamo adesso, così. Adesso la casa insieme a Giacomo va bene, sei pronta? Con sì, adesso tanto lui lavora là, io sto qua, se riusciamo a trovare una se vi sposate insieme, l'idea certo. Di mettere insomma, una casa in comune. Sì, quello tutto. Però ecco, durante la settimana non mi ci vedo proprio, non mi ci vedo più a fare queste follie che mi alzo la mattina, però le colazioni, faccio quello. No, gli amori, basta. Veramente adesso la domanda è seria, gli amori a distanza durino di più davvero? Perché uno si vede solo nel momento bello, la vacanza. Beh, aiutano a costruire un rapporto su delle basi legate solo al rapporto e non alla quotidianità, non dello quotidianità. Stress, perché noi non parliamo quasi mai di lavoro. Capito? Se no uno arriva a casa e si porta dietro tutti gli stress della giornata lavorativa, invece quando stiamo insieme parliamo sempre di altro, siamo abbastanza liberi da questo punto di vista. E poi senti, qualcosa gli anni serviranno, no? Certo. Sofferto, siamo dilaniate per amore, abbiamo trovato una giusta dimensione. Non si piange più per gli uomini, non si soffre più per gli uomini.
a ognuno la giusta, no? Nella casella giusta. Peso. Se ci sono, ci sono, quando non ci sono, non ci sono più. Cioè. Ho uno svantaggio e un vantaggio rispetto alle donne, cioè, che dico, mi hanno preceduto. Non ho legami di figli, cioè, capito? Questo sono perfettamente d'accordo, non ho legami di figli. La certo. Parola chiave è questa, non ho legami di quindi figli. Quindi sono più libera. È vero, perché loro due, Angela Melillo, Samantha De Grenè, sono anche mamme. Sono più fortunate da un certo punto di vista, dall'altra parte io posso rompere. Ma mancano i figli? Ma io ne avrei voluti tanto. Io mi immaginavo una casa in campagna in cui io scrivevo, magari libri o quello che è, e 10 figli, 100 cani, mi immaginavo una vita di questo tipo. Ho fatto tutt'altro. Però la mia resilienza mi aiuta a essere felice di quello che io ho. Io penso che uno possa essere mamma d'amore sempre, anche di nipoti, anche di, sì, di figli di persone che conosci. Puoi sviluppare... una nipote pazzesca. Lo so, io per questo te l'ho detto. Che lei l'amo da morire. Che quindi. Compensa molto. Sì, compensa. Che accoglie il tuo desiderio davvero di molto, però ecco, di dialogare io ho con imparato che la felicità è veramente a desiderare quello che hai, è così... No? Il presente. Quello che c'hai. Qual è stato il momento più difficile della carriera? Inviato di guerra, inviato corrispondente, insomma. Beh, sì, questi fronti di guerra sono stati pesanti, sia, voglio dire, Bataclan in Francia era un fronte di guerra in quel momento comunque, e adesso si stanno ripresentando un po' quegli scenari, quindi mi tornano in mente quelle sensazioni un po' di insicurezza. Quando hai di avuto pericolo. Paura? Beh, Parigi, momento in cui... Parigi, quando c'era la caccia all'uomo ed eravamo in giro, è stato un momento molto difficile, come è stato difficile l'attacco alla maratona di Boston, perché vivevo a New York e quindi ho seguito anche quella. Diciamo che tutta la parte legata al terrorismo è molto crea molta insicurezza, perché non hai un nemico chiaro, leggibile, che non ha una divisa, è mischiato tra la gente, impari ad avere la diffidenza nei confronti di chi ti sta accanto. Ed è una malattia sociale l'avere paura del terrorismo, ed è quello che vogliono, no? Perché tu sei in metropolitana a New York e cominci a guardarti intorno e dire oddio, quello c'ha uno zaino, quello. È una forma di panico che ti trasmette e contro il quale dobbiamo lottare, no? Se tornassi indietro rifaresti tutto, oppure che cosa cambieresti? No, tutto. Mi sono tanto divertita, Monica. C'è una porta che non hai aperto, invece adesso rimpiangi di non aver aperto? Via. Le ho sfondate tutte. Le ho sfondate tutte. Questa è bella, questa risposta. Cioè, dove non mi aprivano le ho sfondate. Ti sei mangiata certo. La vita, eh? Sì, in maniera proprio... A mozzi, che si dice a Roma. Esatto. Mm. Io dico, come immagine, no, un po' paradigmatica, però il senso è quello. Sì. Quindi una donna felice, una donna soddisfatta. Sì, a tratti. Felicità, momenti e futuro incerto. Pregio e difetto? Mio? Sì, distinto, eh. No, guarda, non cominciate che... a pensarci. No, il pregio è che sono una compagnona, mi piace tanto ridere, mi piace tanto divertirmi, mi piace stare con le donne, mi piace stare con le amiche, mi piace divertirmi, stare bene, quello sì, quindi sono una di compagnia. Il difetto è che mi piace anche tanto stare da sola. Questo si è capito, eh? Quando si è capito devo staccare, questo. Non rispondo. Quando tu hai raccontato di Giacomo, si è capito che tu vuoi i tuoi spazi. E che la chiave è questa. Il mio vero riposo è non rispondere neanche al telefono. Che devo fare? Il mestiere che fai giustifica questo atteggiamento e questa voglia di riflessione.